Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quanto accadde ad un figlio spirituale di Padre Pio, Pietro Cugino, detto il cieco. Quanta era grande l'attenzione che aveva Padre Pio nei confronti dei suoi figli spirituali, perché affinché si conservassero nella grazia e così andassero a progredire in essa, raggiungendo poi la perfezione. Ad esempio, proprio lo stesso Pietro attesta che Padre Pio voleva che doveva confessarsi ogni 8 giorni, e se qualche volta, dice, io non andavo da lui, era lui che mi veniva a cercare. Così fece una volta, ad esempio, un giorno si trovava in convento, si trovavano accanto alla cucina, quindi Padre Pio lo chiamò, lo prese sotto braccio per mano, lo condusse nel chiostro e in un angoletto di quel chiostro lo confessò. Poi in un'altra occasione, racconta sempre Pietro, gli fece presente una volta che non aveva molto da dire e Padre Pio voleva confessarlo, e poi Padre Pio gli disse questo: beh, tu hai presente una donna che ha in casa un bellissimo mobile, lo spolvera, ma ogni volta che lo spolvera, ogni giorno c'è qualche filo di polvere che si va ad accumulare. Ecco, così dobbiamo fare noi con la nostra anima, dobbiamo evitare che si vadano ad accumulare le imperfezioni sempre sullo stesso punto, quindi bisogna andare a pulire, ecco, purificare l'anima affinché si trovi in uno stato di grazia. In questo caso, in casi come questi, era proprio lui che faceva l'esame di coscienza, ma non si limitava soltanto a delle domande, aggiungeva anche dei brevi piccoli pensieri, delle brevi considerazioni sui peccati e sulle varie virtù.